Qui con noi Fabio Zeppiotella, c'è Roberto Gatto e anche Manuel Bex. E questa formazione ha proposto il nuovo progetto discografico dal titolo Chansons, che è stato un viaggio fra la canzone italiana e la canzone francese, quella d'autore, rivisitata in maniera personale, creativa, originale e sicuramente con molte venature jazz. Un disco che abbiamo registrato pochi mesi fa, è uscito praticamente da poco e abbiamo praticamente dedicato questo disco alla canzone, sia italiana che francese. Infatti ci siamo riuniti io e Roberto, che dalla parte italiana, e Emmanuel e Geraldine, che stasera purtroppo non è potuta venire per problemi tecnici che non sto a spiegare, e dalla parte francese, e quindi abbiamo preso, diciamo, dei classici dal repertorio italiano, tra cui De André, Daniele, Bruno Martino, insomma, e altri, e dalla parte francese Léo Ferré, Charles Trenet, insomma, i classici. E quindi abbiamo creato questo disco intitolato Chanson, prodotto da Giando Music. Come si dice, i francesi sono i nostri cugini, no? Ci sono molte similitudini anche un po' nelle tradizioni, a volte, anche nella musica, no? Loro hanno i loro grandi cantanti, i loro grandi autori, e noi abbiamo avuto i nostri grandi autori altrettanto, quindi l'operazione è stata abbastanza semplice, quella di scegliere in un repertorio vastissimo, che è quello della canzone francese, e altrettanto vasto quello della canzone italiana. Alla fine si parla la stessa lingua, si parla la lingua del jazz, in questo caso dell'improvvisazione, che poi fa un po' da collante a tutto questo e rende tutto quanto in qualche modo più omogeneo, no? Quindi non abbiamo avuto problemi più di tanto, appunto, nell'incontrare questi due terreni apparentemente un po' lontani, ma non troppo, quindi è uscito fuori un disco molto bilanciato, oserei dire. La couleur générale, c'est la tendresse qu'on peut avoir avec la musique populaire et accompagnée de la musique savante du jazz. Mais au fond, c'est ce bonheur simple, voilà, de la mélodie qui existe par elle-même, et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'arrangements, il y a besoin de mettre beaucoup de son cœur.